Cari telespettatori, ben trovati, siete collegati con lo stadio comunale di Cenate Sopra, dove si sta per disputare la sfida tra San Leone e Pianico, la quinta giornata del girone B di seconda categoria. Il Pianico, partito con grandi ambizioni, le ha rispettate nelle prime sfide, già 10 punti. Domenica ha battuto 2-0 il Casnigo, oggi si creerà un'altra vittoria, un altro risultato importante per rimanere in vetta alla classifica. Dalla parte opposta il San Leone ha fin qui raccolto un solo punto. Domenica scorsa ha sconfitto l'Oratorio Alzanese per 2-1, oggi si creerà l'impresa contro la capolista per muoversi dall'ultimo posto in classifica. Passo subito a leggervi le formazioni. In campo il San Leone con 1 Masciari, 2 Bonetti, 3 Mismetti, 4 Donadoni, 5 Camporeale, 6 Bonassi, 7 Cortesi, 8 Capitano, 9 Di Uff, 10 Poloni, 11 Girardi. Il mister Paolo Giavarini risponde dalla parte opposta. Il Pianico con 1 Magrini, 2 Folti, 3 Zatti, 4 Verdi, 5 Butti, 6 Vailati, 7 Lafranchi, 8 Morandini, 9 Bellicini, 10 Pietro Polli, 11 Camanini. Il mister è Giuseppe Manenti, arbitro della sfida il signor Pellegrinelli di Lovere. Squadre già schierate al centro del campo, si attende solo il fischio del direttore di gara. Il Pianico con la consueta divisa nero-azzurra attaccherà dalla destra alla sinistra. I vostri schermi, risponderà dalla parte opposta in maglia bianca il San Leone. Partiti. Primo possesso gestito da Camanini, chiuso in rimessa. Sentite in sottofondo l'incitamento dei caldissimi tifosi locali, numerosi e rumorosi, che sostengono il San Leone anche con una intensa fumogenata. Sicuramente molto bello il colpo d'occhio. Chiaro, qualche tifoso sceso anche da Pianico per sostenere la formazione di Beppe Manenti. Si gioca sicuramente in un clima infuocato da categoria superiore, non certo da seconda, come detto in fase di presentazione. Pianico con notevoli ambizioni, vedete dentro l'area, ha provato ad inserirsi Poloni, contenuto. Siamo Pianico partito con grandi ambizioni, con l'obiettivo di vincere il campionato, di salire in prima. È partito bene il team del presidente Taccolini e del DS Clementi. 3 vittorie, un pari nelle prime 4 sfide, 10 punti in classifica e primo posto, bloccato soltanto dall'Leffe per 0-0. Domenica Pianico che ha battuto tra le mura amiche 2-0 il Casnigo. Oggi chiaro con l'ultima della classe, l'obbligo di fare bottino pieno, di rimanere là davanti in un campionato che vede la Grandinese come la grande avversaria, e come con l'Effe Albano, che probabilmente saranno le outsider a parte seconda categoria, davvero di livello tecnico quest'anno molto molto alto. Vi ricordiamo che come Antenna 2 la domenica sera alle 20:30 trasmetteremo in alternata, una domenica la Vertovese, l'altra il Pianico, le altre due sfide che poi andranno durante la settimana integrali sul canale 88 e sul canale sportivo 628, sono quelle della Pradalunghese e dell'Albino Gandino. Chiaro che va sempre poi in onda il lunedì sera alle 20:15, tempi supplementari, la trasmissione in cui oltre ai risultati delle classifiche, oltre ai commenti in studio, potete vedere tutte le immagini della giornata con le sintesi sempre di una decina di partite del calcio provinciale dalla D alla seconda categoria e con le interviste dei protagonisti. Adesso Pianico con il lancio di Camanini, chiude bene Bonetti, Poloni messo giù, punizione al terzo esatto del primo tempo in favore del San Leone.
come abbiamo detto, obiettivi diametralmente opposti rispetto a quelli del Pianico per il team di Cenate sopra, che qui però si rende pericoloso con una gran botta da fuori effettuata da Cortesi. Magrini con la destro alza sopra la traversa, prima chance della partita è per i padroni di casa. Insistono ancora dalla destra, poi però chiude il Pianico, out set favore per in favore dei padroni di casa. Altra palla dentro l'area, stavolta però fa buona guardia il team ospite che riparte, poi subisce fallo anche Camanini guadagnandosi la punizione. Adesso andrà a calciare Vailati. Abbiamo detto tutto in fase di presentazione, obiettivi diametralmente opposti per il San Leone, che attenzione Pietro Polli sotto porta, palla colpita non perfettamente dal numero 10, questa buona chance però per il Pianico, con Pietro Polli che non è riuscito a coordinarsi. Siamo appunto come il Salone si mette con l'obiettivo di raggiungere la salvezza, ha faticato molto nelle prime quattro sfide, soltanto un punto per il team di casa, abbiamo già ricordato la settimana scorsa ha sconfitto 2-1 la Oratoria Zanese, quello che era sicuramente uno scontro diretto. Salone che oggi è obbligato a cercare di dare qualcosa in più, ci vorrà ovviamente un'impresa contro l'arco pulista Pianico per raccogliere punti, punti che permetterebbero al team di mister Paolo Giavarini di lasciare l'ultimo posto in classifica e di dare non solo punti ma anche, attenzione Morandini solo davanti al portiere, conclude addosso a Masciari, la risposta del Pianico all'occasione di presenza di Cortesi, il filtrante per Morandini, ha chiuso in uscita Masciari. Alto corner e altra palla murata da parte del San Leone. Merz che ha iniziato subito ad alti ritmi, San Leone che ha cominciato con determinazione, senso pericoloso con una botta di Cortesi deviata sopra la traversa da Magrini, poi la risposta poco fa di Bellicini dentro l'area davanti a Masciari, non ha però trovato il pertugio murato dal numero uno di casa. Adesso San Leone che al sesto e 5 secondi del primo tempo riparte con le mani da destra. Diouf, spinto in maniera evidente da Muti, calcio di punizione in favore del San Leone. Come sentite in sottofondo incessante l'urtamento dei tifosi di casa, davvero ripetiamo, uno spettacolo nello spettacolo, bello sicuramente vedere tanto calore anche in categorie non elevatissime come la seconda categoria. Adesso riparte in velocità Morandini, l'ex Darfo protegge palla lui, poi cerca lo scarico dentro, chiude il San Leone. Campo in erba naturale, erba peraltro abbastanza alta, quindi la palla non corre velocissima, però campo che tutto sommato è in buone condizioni, mentre qui Magrini va a recuperare palla, estremo difensore del Pianico, per lui che è uno dei portieri migliori del calcio dilettantistico, ovviamente esperiente anche e soprattutto in categorie superiori. Lo ricordiamo a Sovere in eccellenza, anche alla Seminia in promozione. Magrini che poi ha avuto una parentesi al Sovere anche qualche anno fa, prima di andare al Pianico, seconda stagione per lui con la maglia nero-blu. Ovviamente una sicurezza, uno dei punti di forza del team del presidente Zenone Taccolini, che ha fatto investimenti importanti sul mercato, di essere clementi
ha rivoluzionato la rosa dello scorso anno per mettere a disposizione di Beppe Valenti un team di livello assoluto in grado di lottare per il vertice in questa categoria. Clementi al primo anno al Pianico, ultime due stagioni era il DS del Sovere, arrivato appunto alla corte di Zone Taccolini in estate insieme al mister Beppe Manenti. Mentre qui Pietro Poli va via sulla sinistra, poi cerca il tocco sotto, alla fine però esce un conclusione a metà tra un tiro ed un cross, palla sul fondo, nessun pericolo per Marshall che l'ha vista scorrere. Clementi appunto che dopo diverse esperienze importanti cerca la consacrazione come DS qui a Pianico, una situazione sicuramente ideale con grandi ambizioni per una società che vuole assolutamente salire rapidamente di categoria. Il presidente Taccolini ha dichiarato vuole riportare il Pianico ai fasti del passato, alla promozione all'eccellenza degli anni della strada dello Stato Spianico, e è partito sicuramente con il piede giusto. Mentre adesso possesso San Leone con questo filtrante che non passa, può ripartire il Pianico, ma chiudono ancora i palloni di casa. Bonassi, Masciari pressato, va su Bonassi, palla non semplice, in qualche modo la tiene il numero 6, alla fine guadagna anche calcio e punizione, anzi no, tocca con le mani per lui e quindi la punizione sarà in favore del Pianico quando siamo giunti al decimo esatto di questo primo tempo, sempre 0-0, una chance per parte, match subito intenso ad alti ritmi con il Saleone che fino a questo momento sta ribattendo colpo su colpo, sta giocando alla pari con la capolista. Sul pallone il mancino di Camanini, per lui un passato tra Accademia Vassariana e Baradello Clusone. Camanini mette dentro palla murata dopo essere cresciuto nel Sovere, aver esordito anche in promozione nel Sovere. Adesso attenzione però Pietro Poli cerca il sinistro, palla altissima sopra la traversa, salvo Camanini che dopo Sovere, Accademia e Baradello era tornato a Sovere da dove era partito, qui il trasferimento in estate al Pianico per andare ad alzare ulteriormente il livello del team nero-azzurro. Saleone da sinistra cerca la palla sopra e nel vantaggio va ai lati, chiude senza problemi poi Magrini, poggio non semplice, campo che è molto stretto, difficile giocare in ampiezza. Le squadre avete visto, fine qui minuti, stanno cercando soprattutto la palla sopra, stanno cercando soprattutto la verticalizzazione, difficile come detto manovrare in ampiezza. Adesso il lancio profondo di Verdi, anche lui giocatore abituato a categorie superiori, anche lui l'anno scorso a Sovere è arrivato in estate al Pianico, come abbiamo detto ha rivoluzionato il team dello scorso anno il DS Clementi, pochissimi con le conferme, rosa praticamente nuova di zecca, ma non ha pagato in questo avvio assolutamente lo scotto di dover assemblare la formazione, di assimilare gli schemi. La formazione nero-azzurra infatti partirà subito al meglio, come detto tre vittorie un pari, unico stop rilevante quello in Coppa Lombardia con la sconfitta contro la Grandinese che ha passato l'eliminazione dalla Coppa. Pianico che però si è rifatto in campionato, scontro diretto con i rossoneri di Gandino, vinto tra le mura amiche per ben 3-0, vittoria che sicuramente ha dato ulteriore convinzione, ulteriore spinta a un gruppo che di ambizione e di stimoli ne aveva già tantissime. Adesso fallo in attacco commesso da Diouf e quindi calcio di punizione in favore del Pianico. Ho parlato delle esperienze passate di Clementi, anche Manenti ha ovviamente una lunga carriera alle spalle da mister, una delle imprese migliori, la salvezza in promozione
con il Sanico, con un Sanico fatto di giovani. Si è tenuta il playout con la Ghisa Albese. Manenzi, che appunto è arrivato in estate, come detto, al Pianico per guidare il team in prima categoria. Adesso San Leone, Boletti sbaglia l'appoggio, la recupera bene la Franchi, lui che è un ex del Daffo Boaio, anche lui come molti altri nel Pianico abituato a categorie superiori, anche lui è arrivato per dare sostanza in mezzo al campo. Eccolo la Franchi, toccato duro alle spalle, con il direttore di gara in maniera regolare, e quindi se non ha provato a ripartire. Poi però Verdi vede a terra la Franchi, il suo compagno in mezzo al campo, quindi mette sportivamente il pallone fuori per consentire alla numero 7 di alzarsi. Deve essere stata una botta, è già pronto continuare la Franchi. E il San Leone con Diouf va a restituire il pallone a Marini al Pianico. Il rinvio del numero 1 alle sue grandi qualità, cioè quella di essere un Paigoi, un anno in promozione a Sovere, arrivò addirittura a pararne 5 in un solo campionato. Adesso Pietro Polli, entra lui, cerca il destro morbido dentro, palla però fuori misura. Cristian Pietro Polli, anche per lui un passato tra Accademia Varsaviana e Baradello, negli ultimi anni diverse esperienze, Gisalbese, Gorle dopo la Falco, quindi l'arrivo quest'estate al Pianico. L'anno scorso aveva iniziato la stagione con il Baradello, inutile ricordarlo, stagione durata poche partite, poi sospesa a causa Covid. Quest'anno fortunatamente, grazie ai vaccini, sembra che la pandemia sia molto più controllabile. Sta giocando fin qui regolarmente, speriamo ovviamente che la situazione prosegua così, se allora addirittura possa ulteriormente migliorare, che i vaccini riescano a mantenere sotto controllo i contagi, che la nostra vita possa proseguire regolare, chiaramente non solo a livello calcistico ma a tutto tondo. Adesso San Leone, Mismetti, palla sopra, ottimo il controllo di Ghirardi, attaccato alle spalle, non passa, può ripartire il Pianico, poi va giù, toccato duro Zatti, punizione per i nerazzurri ospiti. ...16:25 sul cronometro, sempre 0-0 con Zatti che toccato duro è rimasto a terra. Col passare del tempo il Pianico ha preso in mano le redini del gioco, anche se ha costruito una sola vera palla gol con Bellicini chiuso in uscita da Masciari. Una palla là costruita anche il San Leone con Cortesi, murato in angolo da Magrini. Devo dire che se all'inizio il team di casa è partito con una buona aggressività, rispondendo colpo su colpo, adesso ha abbassato il baricentro, il Pianico sembra aver preso il controllo del gioco. Fin qui certamente match intenso e con buone emozioni, un match che lo sta deludendo alle attese, come avevo detto, campionato di seconda categoria quest'anno superiore come livello tecnico alla media solita, con diverse squadre, Pianico e Grandinese su tutte, di buon livello. Sicuramente livello che diventa ottimo paragonato appunto a quello che è la categoria. Adesso occhio a San Leone con Boletti, il traversone respinto. San Leone che fin qui, a dispetto del solo punto raccolto in campionato, sta disputando un buon avvio di partita e con le mani andrà a battere la destra con Boletti.
incessante in sottofondo l'incitamento dei tifosi di casa. Continuano a spingere i propri beniamini, dando colore ulteriore alla sfida, gradevole fin qui, non solo ovviamente per loro e per chi è venuto qui al campo di Celate Sopra a vederla dal vivo, pubblico numeroso, anche diversi giovani sugli spalti, devo dire, match che ci auguriamo gradevole anche per voi che lo state seguendo sui canali di Antenna 2, ricordiamo ancora il Pianico si tenerà la domenica sera alle 20.30 con la Vertovese, mentre in settimana andranno in onda le sfide dell'Albino Gandino e della Pallalonghese, anche queste alternate, varie repliche poi per poterle rivedere e chiaramente da martedì caricate sul canale YouTube insieme alla trasmissione Tempi supplementari, possibile vederla anche in streaming la trasmissione prima delle repliche, prima appunto che il martedì venga caricata su YouTube. Adesso con le mani il Pianico da destra, Vailati alla sopra a cercare la sponda da parte di Morandini. Poi attenzione Pietropoli il destro e palla sul fondo. Si trattava, scusate, di Camanini, palla sul fondo, lui che è un mancino, ha provato col destro, ha colpito malissimo. Questa è una chance però clamorosa per il Pianico per sbloccare la sfida, chance mancata per i nerazzurri ospiti. Sul cronometro ancora Pianico con Pietropoli, la sventagliata, poi Camanini, entra lui ancora sul mancino, stavolta incrocia sull'abito che sportivamente interrompe l'azione, va a istruire la palla al Pianico che poco fa appunto ha avuto una chance clamorosa per sbloccare la sfida. Pianico che adesso sta provando ad aumentare i giri, la capolista a caccia la quarta vittoria in 5 partite, l'unico stop 0-0 all'Effe sul campo di una delle antagoniste più agguerrite. Adesso Pietropoli dentro l'area, il mancino basso con la girata da parte di Morandini, murato e poi Salione che libera. Pianico molto offensivo, di fatto davanti giocano Cavallini a destra e Pietropoli a sinistra con i piedi invertiti i due. Pietropoli che è un destro sulla corsia mancina, Cavallini che è un sinistro sulla corsia destra per riuscire a rientrare e calciare verso la porta. E poi Morandini e Bellicini dentro l'area, di fatto quattro punte pure coperte dalla Franchi e Verdi in mezzo al campo. E poi retroguardia con la sinistra Zatti e destra Folti, centrali multivailati a proteggere Magrini. Questa è la disposizione tattica decisa da Beppe Vanetti, palla profonda per Pietropoli, forse un po' troppo, si impegna il numero 10, non riesce però a mantenere il terreno sul il pallone sul terreno di gioco, quindi arriva al fondo, sarà in favore del Saleone. Masciari presta al rinvio, bravo in uscita, in avvio a chiudere Bellicini, poco fa però graziato da Camanini che è stata la vicinata, non ha preso porta, un interretto significativo anche dalla parte opposta con Magrini che a mano aperta è andato a murare dopo nemmeno 3 minuti di sfida, una botta da fuori di Cortesi. Adesso out che sarà in favore del Pianico, sale a battere Folzi. Attende che i suoi si muovano, poi va su Camanini, passo doble, Camanini cerca la porta, murato, altro out, sempre a favore del Pianico, adesso stabilmente nella metà campo avversaria dopo aver avuto i primi 10 di buon equilibrio. Salleone
adesso ha abbassato il baricentro Saleone, che fin qui però ha concesso meno di quanto si poteva aspettare, visto il solo punto in classifica contro la capolista Pianico. E si è anche fatto vedere, come detto, dalle parti di Magrini. Chiaro, siamo solo all'alba della sfida, ricordo 23-28, e arriva il primo cambio, non ce la fa Bonassi, primo cambio obbligato per il Saleone, fuori Bonassi, dentro Fazlija. Cambio obbligato, come detto, per mister Paolo Giavarini. L'infortunio di Bonassi dopo nemmeno 24 minuti della sfida. Al suo posto Fazlija. Vedremo se cambierà qualcosa anche dal punto di vista tattico. Mentre il Saleone adesso beneficerà di un calcio di punizione. Abbiamo visto però che Fazlija si è già piazzato davanti alla retroguardia. Di fatto andando a ricoprire lo stesso ruolo occupato in precedenza dall'infortunato Bonassi. Adesso palla dentro l'area che Magrini raccoglie senza difficoltà. Profondo, immediato a cercare le torri. Eccolo Bellicini fino in fondo, Bellicini. Da portiere a portiere ha chiuso senza difficoltà Masciari, molto attento a chiudere e far ripartire i suoi. Fazlija, una palla toccata ed è buona. Poloni a spazio, lo sfrutta Bonetti, spinge lui da destra, il traversone, chiude però con attenzione il Pianico. Punteva i lati, a questo momento non hanno concesso nulla dentro l'area, hanno fatto sempre buona guardia. Mette qui la punizione, sarà in favore dei nerazzurri ospiti. Sul pallone Magrini, mette direttore di gara il signor Pellegrinelli di Dovere a rispettare l'esatta posizione per il calcio piazzato. Di testa la sponda di Morandini, da lui una parentesi anche ad Affoboario nell'ultima stagione, alternativa nel team Camulo di eccellenza, ovviamente punto di riferimento al Pianico, uno dei giocatori più forti per la categoria, attaccante forte e rapido, capace di essere letale dentro l'area. Appunto oggi schierato, come detto, insieme a Bellicini. Adesso di Uff, cerca la coordinazione migliore, poi un contatto dentro l'area, proteste vibranti da parte dei locali. Il direttore di gara però ha fatto giocare e adesso Verdi sportivamente va a mettere il pallone a bordo campo per permettere l'intervento dei sanitari, anzi no, il giocatore di casa è in grado di riprendersi da solo, quindi nulla dice io per lui, si prenderà semplicemente con una rimessa laterale. Saleone, che chiaro in maniera sportiva andrà a restituire il pallone al Pianico con il tifo dei ultras di Cenate sopra, che non accenna a diminuire, costante l'incitamento alla propria squadra che fin qui sta reggendo l'urto contro la capolista Pianico. Camanini, controllo sbagliato, gesto di stizza da parte sua. Qui ha perso il controllo del pallone quando il cronometro è 27:50 di questo primo tempo. Il punteggio è sempre fermo sullo 0-0. Di Uff cerca lo spazio per lo scarico, lo trova, poi palla a destra dove scende bene
Boletti, buono in suo controllo, buono anche il Tarassone. Elisabetta però troppo sotto il portiere, Magrini ha bloccato senza problemi prima di effettuare il rinvio profondo. Ancora su Camanini, cerca di sfruttare la sua grande velocità, chiuso, guadagna comunque un out, una buona posizione. Il numero 11, ex Sovere. Verdi. Toccato duro qui, Folti fa giocare per il vantaggio che non si concretizza. Allora il Salleone stavolta a mettere il pallone fuori per verificare le condizioni di Folti, il terzino destro della Pianica, però perfettamente in grado di proseguire la sfida, sta in piedi e quindi può ripartire il Salleone con l'estremo difensore Basciari. Subito profondo con la chiusura di Folti ad anticipare Cortesi. Ancora Salleone, ha cercato Debbie nel breve capitanio, contenuto l'out però in favore dei suoi. Mismetti, palla sopra, la mette fuori Folti, poi la Franchi ha cercato immediatamente la sponda da parte di Morandini, contenuto ancora il numero 8 con le mani. Bellicini, lo scarico buono nelle intenzioni, non è arrivata la palla, contrasto successivo che vede uscire con il possesso i padroni di casa. Ghirardi, sventagliata Camanini, che però bravo stavolta a fare anche la fase difensiva, mette il corpo tra l'avversario e il pallone, lo recupera, messo su, guadagna anche la punizione. Stavolta non gestito al meglio questo possesso dagli ospiti, poi partire ancora il Salleone nel traffico, fa slija e quindi si torna da Masciari. Si smette, pressato, esce bene ad uscire il Salleone, poi la chiusura puntuale da parte dei Muti con la palla che va vicinissima alla nostra telecamera. Riccardo Ravez attentissimo a proteggerla. Adesso duello in mezzo al campo che Verdi stravince, fa zigia per evitare guai maggiori, lo trattiene, fallo evidente, il nuovo entrato rimedia quindi il giallo. ...31:25 sul cronometro, sempre 0-0. Pianico che ha avuto dopo 10 minuti equilibrati il possesso palla in maniera prevalente. Anche avuto due buone chance con Bellicini e Camanini, ma fin qui non ha colpito il Salleone, sta reggendo l'urto. Adesso attenzione alla palla dentro l'area con la correzione tentata forse da Morandini nel mucchio, non l'abbiamo visto, tant'è che però il pallone è terminato abbondantemente sopra la traversa. No, appunto dicendo, si trattava del centrale difensivo Muti, stavamo appunto dicendo di un Pianico che spinge ma fin qui non ha ancora affondato il colpo per sbloccare la contesa. Il Salleone, a dispetto del solo punto raccolto fin qui e del suo ultimo posto in classifica, sta rendendo l'urto contro la capolista, concedendo finora poco e provando anche a ripartire, sicuramente postazione molto positiva da parte degli uomini di Zavarini fino a questo momento. Può essere soddisfatto il tecnico di casa per quanto sta mostrando la sua squadra sul terreno di gioco. Mette quindi il direttore di gara, il signor Pellegrinelli, dove
fa tranquillizzare gli animi in campo. Qui va lì fischiare il calcio piazzato, che andrà adesso a calciare il terzino sinistro Zatti. La sponda tentata e non è riuscita da Morandini, poi la conclusione di Pietropoli schiacciata. In questo momento Pietropoli e Cavallini stanno muovendo molto, ma sono poi risultati poco lucidi al momento di concludere. Stanno faticando ad incidere. Tanto movimento per Morandini e Bellicini, tante palle tenute in zona offensiva. Fino ad ora però nemmeno loro sono riusciti a colpire. Chiaro, sono stato alla mezz'ora del primo tempo, il match è ancora lunghissimo. Mette qui, utilizza le mani Muti e calcio di punizione è in favore del San Leone. Muti passato anche a Sarnico, centrale difensivo livello assoluto per la categoria, forte fisicamente, sempre molto molto concentrato, difficile da sorprendere. Cavallini tutto regolare, attenzione 2 contro 1 con Bellicini che può portare dentro palla fino in fondo. Bellicini spara sul primo palo, gran risposta di Masciari in corner, salutato da una vera e propria ovazione da parte dei suoi tifosi. Buona chance stavolta per il Pianico, con Bellicini che a destra ha avuto possibilità di entrare fin dentro l'area, ha sparato secco sul palo, ottima risposta di Masciari. E fin qui sta rispondendo sempre presente, ancora Pianico, Verdi morbido, ancora troppo sul portiere, Masciari blocca facilmente. 35-14, il numero di casa rinvio. Dalla parte opposta direttamente da Magrini, che sull'appoggio comodo dei Muti va a far ripartire i suoi. Alta palla sopra, stavolta imprecisa con la spalla Bonetti, secondo il direttore di gara, però ha utilizzato anche l'avambraccio, quindi punizione in favore del Pianico tra le proteste dei tifosi di casa. Ripetiamo, davvero tantissimi spettatori sulle tribune, presente da alta categoria, davvero fa, ripetiamo, piacere vedere una passione così forte anche per categorie che non sono appunto l'elite del calcio provinciale, non sono l'eccellenza o la promozione, ma riescono comunque ad esprimere dei contenuti interessanti come abbiamo visto fin qui in questo Pianico San Leone, o meglio in questo San Leone Pianico. Adesso rimessa dalla sinistra ancora per gli ospiti. Pietropoli, il traversone da parte di Zatti, murato, si ripartirà ancora dalla sinistra. La Franchi attaccato, poi Di Uff trattenuto, arriva il giallo per la Franchi, un po' di tensione adesso anche sulle tribune, qualche scaramuzza anche sulle tribune, adesso viene riportata la calma. Alla prossima chiama i carabinieri. Calma, che viene riportata anche sul terreno di gioco con il giallo alla Franchi, che ha tenuto in maniera plateale di Uff. Rimessa dalla sinistra per il San Leone con intervento stavolta da parte
parte di Vailati, in maniera fallosa sul dito di rana, quindi calcio di punizione in favore del San Leone. Prova a affacciarsi adesso nuovamente dalla parte opposta in area del Pianico. Fino adesso soltanto un pericolo portato dagli uomini di mister Zavarini dalle parti di Magrini, in avvio di sfida con Cortesi che ha sparato da fuori con Magrini che ha messo sopra la traversa. San Leone però, ripetiamo, sta reggendo molto bene, sta concedendo fin qui poco, sta tenendo il gioco in equilibrio contro la capolista del girone. Palla dentro la rea direttamente verso la porta di Magrini che blocca senza problemi. Invio immediato di Magro dalla parte opposta a cercare Pietro Polli, anticipato, ottimo lavoro in fase difensiva del San Leone. Adesso prova Morandini a gestire il possesso, scusate, Bellicini a gestire il possesso, non riesce però il numero 9, allora Verdi attaccato alle spalle, doppio contrasto, alla fine riesce a servire Camanini. Numero 11 prova lo spunto contenuto, corner per i nero-azzurri ospiti. Camanini con 6 uomini in maglia nero-azzurra dentro l'area a saltare. Salone tutto chiuso a difendere, palla sul secondo palo, è salito alto Morandini, non è poi riuscito a inquadrare lo specchio della porta, il numero 8, e quindi sarà nuovamente rinvio dal fondo in favore del Salone quando mancano meno di 5 minuti alla fine del primo tempo. Arriva il giallo, vediamo per chi. Giallo per Diouf e Vailati, entrambi ammoniti dopo le scintille in precedenza, continuano a beccarsi i due. Il direttore di gara ha provato a mettere ordine estraendo il giallo per tutti e due. Adesso ancora un po' di scaramuzzi, è chiaro che devono stare attenti perché ora l'arbitro ha ammonito, al prossimo giallo vanno entrambi in spogliatoio. Dopo il giallo alla Franchi e il secondo nei confronti del giocatore del Pianico, quello a Vailati. Il secondo anche per il San Leone, è stato ammonito il giocatore Fatligia in precedenza. Fasigia, ricordiamo, è stato sul terreno di gioco a causa dell'infortunio di Bonassi che ha obbligato dopo nemmeno 24 minuti della sfida mister Zavarini ad eseguire il primo cambio. Adesso arbitro che continua a parlare con il capitano Verdi e il già ammonito Vailati. Ha perso un po' di tempo, immaginiamo che anche il recupero sarà corposo. Mismetti, subito profondo, la legge bene e la mette fuori Muti, poi può ripartire Cortesi, contenuto, lui che ha portato di fatto fino a questo momento l'unico pericolo del San Leone verso la porta avversaria. San Leone che riparte basso col pressing del Pianico fin dentro l'area di rigore avversaria. Poloni di Uff, Bonetti si è appoggiato bene a Fasdicia sopra. Nel breve riesce a districarsi, non a trovare però il compagno libero perché Verdi è bravo a chiudere e a far ripartire i suoi, trasformando la teoria difensiva e l'offensiva. Pietro Poli trivela, palla che però non passa. La Franchi, Zatti attaccato, non rischia, si appoggia alle spalle. Pianico che adesso può far girare palla prima di sventagliare ancora su Pietro Poli, anticipato, l'ultimo tocco è dell'avversario.
trattava di Bonetti, e quindi la rimessa è per il Piani. Zatti, Pietro Polli. Allora Morandini nel traffico, la Franchi cerca, trova largo Camanini, che però non accorcia, aspetta la palla, si fa anticipare, cerca poi di recuperare il numero 11 con Cortesi, che era riuscito a districarsi in mezzo al traffico. Alla fine però fallo commesso nel portiere di casa, e punizione che il Piani poi andrà a calciare appena dietro la metà campo con Capitan Verdi. Ha lasciato a Vailati, che verosimilmente cercherà la palla sopra per le torri, per Bellicini e Morandini. Pietro Polli subito dentro, palla velenosa, Masciai che però fin qui non ha sbagliato nulla, si conferma anche in questa situazione, presa alta sicura per lui, autore di due parate importanti, soprattutto su una botta di Bellicini dentro l'area, murata in calcio d'angolo. Adesso ancora Pianico con il pallone profondo per Morandini, tutto regolare, Morandini dentro l'area, cerca il sinistro, la risposta ancora di Masciari, e si conferma uno dei punti di forza del San Leone. E poi pallone liberato in rimessa quando stiamo per entrare nel recupero. L'arbitro è sempre in terra, porco cane, ma dalla una munizione. Adesso fallo in attacco da parte di Diouf, quindi punizione per il Pianico, che cercherà di sfruttare questi ultimi scampoli del primo tempo per riuscire a sbloccare la sfida. Non sappiamo quanto sarà l'extra time, però gioco abbastanza spezzettato nell'ultimo quarto d'ora, anche un cambio durante il primo tempo, e quindi può essere che sia corposo l'extra time di questa prima fazione, mentre qui Masciari va a respingere con una mano, e alla fine il Pianico guadagna il corner, che adesso andrà a calzare Andrea Camanini. Cerca lo scambio, poi dribbling secco, vietta Camanini, palla dentro, velenosa, è bravo ancora il San Leone a fare densità e a ripartire poi sulla sinistra. Chiusura puntuale sulla palla da parte di Folzi, che poi sventaglia subito per Morandini, controllo non perfetto del numero 8, forse anche un colpo subito da lui al volto, lui che ha toccato per ultimo il pallone, si ripartirà di conseguenza con una rimessa dal fondo per il San Leone. Tifosi numerosi non solo sulle tribune ma anche dietro la porta, la posizione privilegiata in quanto rialzata rispetto al terreno di gioco, sicuramente davvero colpo d'occhio notevole oggi allo stadio di Salate Sopra, con come avete sentito in sottofondo numerosi e rumorosi i tifosi di casa con fumogeni e bandiera. Adesso il rinvio profondo da parte di Masciari, e su questa palla dopo due minuti di recupero fischia la fine del primo tempo il direttore di gara, primo tempo che il Pianico ha condotto a livello di possesso palla, ha creato anche diverse buone occasioni, non è poi riuscito a sfondare il San Leone, ha retto bene concedendo molto meno di quello che ci si poteva aspettare, e arrivando all'intervallo con il risultato ancora a reti bianche. Quindi per i 45 da Cenate Sopra è tutto, un appuntamento a dopo l'intervallo. Cari telespettatori, ben tornati in collegamento con lo stadio comunale di Cenate Sopra, dove si sta disputando la sfida tra San Leone e Pianico, valida per la quinta giornata del campionato, girone B di seconda categoria.
di fatto si affrontano la prima e l'ultima della classe in questo testa coda, che nel primo tempo ha visto il Pianico avere più possesso palla, come prevedibile, anche più occasioni, ma di fatto il Sallone ha retto l'urto, ha tenuto il punteggio inchiodato sullo 0-0. Chiaro che in questo secondo tempo si aspetta di più da parte dei neroazzurri ospiti, che devono cercare di raccogliere la quarta vittoria nelle prime 5 sfide per mantenere il vertice della classifica. Mentre dalla parte opposta per il Sallone l'obiettivo è quello chiaramente di disputare ancora ad alti ritmi, con tanta intensità, il proseguimento della sfida per riuscire a raccogliere un risultato positivo, che sarebbe straordinario non tanto per la classifica quanto per il morale. Pianico in campo con la divisa nero-blu, attaccherà dalla sinistra alla destra, vostri due schermi, risponderà dalla parte opposta in tenuta bianco-azzurra il Sallone, padrone di casa. Adesso va a mettere fuori il nuovo entrato Rudelli. Manenti ha preferito togliere Vailati, già ammonito e parecchio nervoso dopo il primo tempo, dando spazio a Rudelli, quindi cambio effettuato subito nella ripresa da parte del mister del Pianico. Vailati aveva retto bene l'ultimo, primo tempo con il suo blocco, però appunto qualche scaramuccia di troppo con Diguf, il giallo per lui. Manetti non ha voluto rischiare e quindi ha lasciato negli spogliatoi Vailati al suo posto dentro Rudelli. Sicuramente sarà difensivo di buona esperienza, mentre come vedete dalle immagini, come siete in sottofondo, sempre tanto colore, tanto tifo da parte dei tifosi di casa, che hanno iniziato la ripresa come di fatto hanno fatto tutto il primo tempo, ovvero incitando i propri beniamini. Come detto, con cui stanno facendo un'ottima prestazione. Adesso un giocatore nero-azzurro a terra, ricordiamo fino a questo momento un cambio per parte. Al 24esimo del primo tempo il Sallone ha tolto Buonassi, infortunato, per mettere Fazzigia, e invece dopo l'intervallo mister Manenti dalla parte opposta, come già detto, ha tolto Vailati dando spazio a Rudelli. Sta zoppicando Bellicini, il centravanti del Pianico. Vediamo se sarà in grado di proseguire, sembra di sì. Se invece mister Manenti dovrà eseguire il secondo cambio, mentre adesso il possesso è per il Sallone. Fa la profonda su Morandini, poi rimbalzo letto bene da Poloni, e Bismetti prova a perfezionare il disimpegno, interviene però Zatti, l'ultimo tocco è il suo, l'out è in favore del Sallone. 3-18 in questa ripresa, sempre 0-0. Palla su di Uffa, anticipato bene da Mutti, ancora Sallone, fa già cerca il pallone centrale, Pietropoli per un attimo ha provato a far ripartire i suoi, ma il possesso ancora giocatore in maglia bianca con Diouf, sfida Mutti, prese l'urto, vuole all'out il centrale difensivo del Pianico. Chiaro che adesso con questa ripresa la pressione è tutta sugli ospiti, con il fine di coda con un solo punto in classifica, devono assolutamente sbloccare la sfida, devono assolutamente raccogliere i 3 punti per rimanere davanti a tutti nel girone B di seconda, per tenere dietro l'avversaria principale, l'antagonista, il Lagandinese, ma anche gli outsider Albano e l'Effe. Dalla parte opposta chiaramente per il Sallone
il morale alto dopo aver disputato un ottimo primo tempo. L'obiettivo di Rezzer ancora di portare fino in fondo un risultato importantissimo. Aspettiamo più per il morale che per la classifica, che vede al momento ultimi in solitaria i padroni di casa con un solo punto raccolto nelle prime quattro sfide del campionato. Qui intervento di ritardo da parte di Muti, ha travolto di Uff e quindi calcio di punizione sarà per il San Leone. Muti che avrebbe voluto temporizzare, invece a grandissima velocità travolgendo di Uff, inevitabile. Il fischio del direttore di gara, il signor Pellegrinelli della sezione di Lovere, che si sta tenendo in pugno una sfida non certamente facile. Tensione in campo, sfida spigolosa, sfida che ha regalato anche buone giocate, buona intensità, alcune emozioni gradevole, come detto, sia per voi seguendo davanti ai teleschermi, sia per il numeroso pubblico presente qui a Celate Sopra, non solo in tribuna ma anche dietro la porta. Colpo d'occhio notevole, arricchito dagli Utas di casa che con tamburi fumosi di bandiera e cori incessanti sostengono i propri beniamini. Colpo immediato da Muti e è stato evidentemente forte, perché momentaneamente il numero 5 si porta ai bordi del campo, quindi momentaneamente il pianico è in 10 uomini. Palla sul secondo palo con Pietro Poli che va a scalare a chiudere la diagonale difensiva e spara via il pallone direttamente oltre le recinzioni. Il cronometro dice 6:30 in questo primo tempo e il punteggio è sempre di 0-0. Andati a te. Pietro Polli, Morandini, vicere in pallo, sono detto di gara, però ci aiuta con un braccio, quindi punizione San Leone, già battuta. Poloni nel traffico, allora sterzata di Bellicini, messo su il numero 9, calcio di punizione per il pianico e giallo dovrebbe essere stavolta nei confronti di Poloni, dovrebbe essere lui il terzo ammonito per il San Leone. Pianico, palla subito sopra, Verdi ancora dentro l'area, cercare Camanini. Camanini ha provato a inserirsi, ha visto però un fallo in attacco il direttore di gara e quindi la punizione è stavolta per il San Leone. Masciari, rinvio profondo di testa, è andato sopra di Uff Muti che si è evidentemente ripreso, è tornato nel suo ruolo di centrale difensivo insieme a Rudelli, subentrato nella ripresa a Vailati. Adesso Verdi subito profondo per la velocità da parte di Bellicini, non è arrivato poi il numero 9, sempre difficile con il campo così stretto fa girare palla in ampiezza. Entrambe le formazioni cercano preferibilmente il lancio profondo a scavalcare le linee e a cercare immediatamente gli attaccanti. Adesso prova a ripartire sulla sinistra, Cortesi attaccato in maniera pulita da parte di Folzi, riesce comunque Fasigia ad aprire a destra. 18 però sbaglia la misura per Bonetti, di fatto regala la rimessa ai nerazzurri ospiti. Di Uff attaccato, va giù il numero 9. Muti si protesta secondo il centrale difensivo del Piani con l'intervento sotto di spalla, non però questa l'opinione del direttore di gara che ha assegnato il calcio piazzato al
Salleone, Flasigia, sempre lui il numero 18 a mettere palla dentro, colpisce però malissimo, quindi fa ripartire il Pianico, ha cercato immediatamente la verticale Bellicini per Morandini, ha colpito però male il numero 9 e Masciari, vedendo a terra lo stesso Flasigia, mette palla in rimessa per consentire l'intervento dei Sanitari al numero 18, è entrato nel primo tempo per l'infortunato Bonassi, adesso però a terra è lui, mette sullo sfondo movimento per entrambe le panchine che hanno mandato diversi giocatori a fare riscaldamento, adesso vedremo se nei prossimi minuti arriveranno cambi ulteriori da entrambe le parti. Continua a essere a terra dolorante Flasigia, mentre gli ultras di casa tendono un altro fumogeno e cantano incessantemente per i loro beniamini, ma però il segno per Flasigia non è in grado di proseguire, appunto di conseguenza il secondo cambio il San Leone, vedremo chi prenderà il posto del numero 18. Quando il cronometro dice 11 e 4 in questo primo tempo, ormai però fermo da diverso tempo a posto di Flasigia, dentro Brignoli. Eseguito secondo della sfida per il San Leone, che adesso riparte basso da sinistra, palla sopra, cerca ancora di Uff, sta lottando molto il numero 9 in maniera spesso anche vigorosa, ma fino a questo momento non è riuscito a costruirsi occasioni vere, adesso rimanere a terra dopo il colpo subito Rudelli, ed è Magrini a mettere il pallone fuori, Rudelli che si è già prontamente rialzato. Sicuramente molto spezzettato in questa ripresa il gioco, diversi interventi duri, diversi interventi dei sanitari, comunque giocatori rimasti a terra, si è giocato poco, buon ovviamente per i padroni di casa. Continuano a mantenere il giocatore in equilibrio contro la capolista Pianico. Adesso a rinvio Magrini, ha cercato il tacco volante Morandini senza chiedersi però troppo, mentre sulla palla successiva Camanini utilizza le mani, direttore di gara molto attento a segnare calcio di punizione a San Leone. Andrà al servizio profondo ancora su di Uff, anticipato però ancora una volta da Mutti, Pietro Polli, la Franchi, ex Dafo, ha cercato e trovato Camanini nel traffico, poi ancora la Franchi, Verdi, Pietro Polli adesso nella zona più centrale del campo, poi palla sopra a cercare la sponda da parte di Morandini, Pietro Polli nel traffico, Camanini si gira, ha toccato duro, punizione dal limite in favore del Pianico, che ha diversi tiratori, prima di tutti Pietro Polli, oggi è apparso poco brillante, ma lui che è capace sempre di trovare una giocata significativa, pericoloso sia da fermo che a fare il movimento, il numero 10 del Pianico capace di arrivare quasi in doppia cifra in prima categoria con il Baradello Clusone, Pietro Polli direttamente verso la porta barriera, ancora lui, buono lo scarico, palla dentro l'area e poi riesce a mettere fuori il San Leone, calcio d'angolo in favore degli ospiti in maglia nerazzurra, altro giocatore a terra, stavolta però dovrebbe essere nulla di serio.
così è, hanno fatto prontamente il numero 4 della Scialleone, Donadoni, mentre dalla corner ha portato Cristian Pietropolli, tutti i giocatori in maglia nero-azzurra dentro l'area a cercare il suggerimento di Camanini, la palla però non arriva, l'out c'era ancora in favore dei nero-azzurri ospiti, con le mani Zatti. Poi Camanini nel fondo, palla che attraversa lo specchio, deviazione e corner per il Pianico. C'è 10 in questo secondo tempo, sempre 0-0, ma Pianico che adesso lo spinge con convinzione e Scialleone è tutto chiuso a posizione della prima porta. Pianico ovviamente che spinge a caccia del vantaggio, anche se questa è in peso, occasione da gol limpide, non ne ha create. Adesso qui Verdi va a un ottimo out, Scialleone fin qui pur difendendosi più basso, ha retto l'urto, pur non ripartendo, non ha concesso grandi chance di Versailles, continua a essere in equilibrio con la capolista. Adesso palla dentro, Murata, poi Di Uff addirittura in posizione di centrale difensivo a liberare il centroavanti. Mutti, ancora Di Uff, ping pong, out da sinistra in favore del Pianico, del presidente Zenone Taccolini e del DS Clementi, guidato dalla panchina da Beppe Manenti. Camanini, Pietropolli, qui ha fatto scorrere la palla, Di Uff ne ha approfittato per ripartire, gran giocata qui in mezzo a tre di Di Uff, poi però non trova nessun compagno, ci guadagna comunque il calcio di punizione, arriva anche il giallo nei confronti di Bellicini, gran lavoro stavolta di Uff, che ha punto il palle ed è ripartito nel traffico guadagnandosi punizione, facendo respirare i suoi. Davide, Davide, vediamo che col passare dei minuti diventa sicuramente più difficile la partita per il Pianico, perché il Scialleone guadagna in convinzione e in morale in una partita che alla vigilia vedeva ovviamente il Pianico favoritissimo dall'alto dei suoi 10 punti della proposta in classifica di fronte all'ultima della classe con un solo punticino raccolto fin qui. Magrini subito profondo, ha scalato e ha messo in rimessa laterale Bonetti, poi palla profonda, anzi trattava scusate di Camporeale, poi palla profonda che adesso raccoglie sulla sinistra Zatti, subito dentro stavolta per Camanini, Camanini di prima ha cercato il traversone, non ha colpito benissimo il numero 11, l'ha consegnato tra le braccia di Masciari, quattro giocatori offensivi delle Piani che stanno muovendo molto ma hanno faticato fin qui ad incidere sia sugli esterni con Pietropolli e Camanini, sia centralmente con Morandini e Bellicini, tanta forza d'urto, poca incisività però fino a questo momento. Adesso va a chiudere senza fronzoli Mutti, spara direttamente in out, ancora Scialleone. Palla dentro, poi palla che rimbalza dentro l'area, arriva il tentativo in girata da parte di Cortesi, palla di poco alta sopra la traversa di Magrini, pericolo del Scialleone portato dopo 18:48 del secondo tempo. Dalla parte opposta con l'appoggio a destra a cercare Pietropolli, attaccato alle spalle Morandini, tutto regolare secondo il direttore di gara. Pianico è partito subito dopo l'occasione creata dal Scialleone, l'ha fatto però in maniera imprecisa.
con le mani, campo reale. Chiusura da parte di Forzi, out però in favore dei giocatori di casa in maglia bianco-azzurra. Palla! Perdo un po' di tempo perché il pallone è uscito dalla recinzione. Arriva direttamente dalla panchina, diciamo in precedenza. È chiaro che col passare dei minuti cresce il nervosismo per i giocatori ospiti che vogliono assolutamente cercare di sbloccare la contesa. E cresce invece la speranza da parte dei padroni di casa di poter strappare un risultato positivo contro la capolista. C'è ancora però da giocare molto, 25 più recupero in una sfida meno spettacolare in questo avvio di secondo tempo rispetto a quanto visto nel primo tempo, più spezzettata ma sicuramente ancora molto molto intensa. Nel frattempo qui va Magrini a rinviare. Vai, vai! Poi scala Rudelli, bravo nel proteggere palla e cercare immediatamente la sponda da parte di Morandini. Poi Verdi con il braccio capitaneo, quindi punizione Pianico. Valerio Porto dietro. Con la Franchi che protesta e con Muti che la mette sopra. Bellicini, ottimo controllo, non passa, guarda, però un out. La posizione interessante con le mani Zatti, cerca di arrivare, non riesce il San Leone, poi contrasto al limite, resta giù la Franchi, può ripartire però la formazione di casa. Brignoli, infilata per Cortesi, contatto duro ma regolare sul dentro di gara. Allora Pietro Polli prova a tagliare in orizzontale, perde ancora il possesso, poco lucido qui Pietro Polli, e poi palla raccolta da Magrini. Però i tecnici, queste ultime battute da entrambe le parti, e quindi Magrini va direttamente profondo. Pietro Polli, ottimo il suo controllo, poi però in mezzo a tre non passa. La Franchi, Capitanio mette ordine, cercalo di Uff. Prova lo spunto il numero 9, alla fine guadagna l'out, sicuramente altro lavoro utile, tenendo diversi palloni in questa ripresa. Attaccate del Salleone, ci ha fatto vedere anche in fase difensiva, sicuramente buona prestazione, uno dei migliori dei suoi. Pietro Polli aspetta la palla, alla fine il suggerimento però è impreciso e l'out è in favore del San Leone. 22-36, sempre 0-0. Mario! Tutti protestano i tifosi di casa, avevano il controllo di mani del numero 5, però era vicino alla nostra postazione. Sembrato sinceramente un controllo di petto, quindi regolare. Bellicini subito sopra, Morandini messo su, punizione Pianico. Il trend resta sempre quello, le squadre cercano poco il fraseggio, molto di più la verticalizzazione. Il Pianico lo fa per cercare immediatamente i suoi attaccanti, i suoi due giocatori di forza fisica, Bellicini e Morandini, e poi successivamente sulle sponde gli esterni Petropolli e Camanini. Salone lo fa anche per obbligo, per cercare di alleggerire la pressione degli ospiti, appoggiandosi a Di Uffa. Adesso palla dentro l'area, attenzione Camanini, regge bene ancora il Salleone che libera il pericolo. Muti, altra palla a campanile con la Ghirardi che stavolta non riesce ad addomesticarla. Allora la sponda di Bellicini, Camanini ne ha addosso due, cerca di passare, alla fine l'ultimo tocco è da parte di Bellicini, quindi l'out è per il San Leone. Ancora Pianico, stavolta impreciso Muti, è chiaro che adesso diventa fondamentale per gli ospiti mantenere la calma dopo 70 minuti di gioco con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, cercare di sfruttare le proprie qualità, la forza d'urto offensiva,
riuscire a sbloccare una contesa molto più complicata del previsto, per riuscire a intascare tre punti che permetterebbero al team di Beppe Manenti di rimanere in vetta alla classifica. Dalla parte opposta in Salleone sta disputando fin qui un ottimo match, cercherà di farlo fino alla fine, di reggere l'ulto e poi di ripartire per strappare un risultato positivo contro la capolista, per abbandonare l'ultimo posto in classifica. Adesso ha provato a tenerla in campo Bellicini senza riuscirci, chiaro che soprattutto in queste situazioni vedete come si è stretto il rettangolo di gioco, anche sulle sponde laterali devono accelerare gli esterni per riuscire a tenere il pallone in campo. Verdi, la sponda efficace da parte di Morandini per Bellicini, ancora Morandini davanti al portiere, rimpallo, poi alla fine l'ultimo tocco è in maglia bianco-azzurra, sarà corner per il Pianico che, facendo fatica a costruire la palla in gioco, dovrà chiaramente farlo anche da palla ferma, o meglio diventano più importanti le situazioni da palla ferma. Pietro Polli direttamente verso la porta di Uff, ennesimo intervento utilissimo in fase difensiva del numero 9 del Salleone, che qui è tornato a dare una mano ancora ai suoi compagni e ha messo fuori il pericolo. Bonetti, ancora di Uff, stavolta però è bravo a raccogliere la sua sponda Capitanio, ancora tentativo però sterile di partenza del Salleone. Punizione per il Pianico, continua a rimanere costantemente nell'altra parte avversaria senza però riuscire a colpire il team di Beppe Valenti, che adesso probabilmente andrà ad effettuare anche la seconda soluzione, proverà a cambiare qualcosa viste le difficoltà dei suoi. A risolvere la sfida, palla morbida dentro l'area di rigore e tentativo di Rudelli a un passo dalla porta, Rudelli che ha cercato la correzione, non è riuscito a colpire e di fatto il pallone è terminato abbondantemente fuori dallo specchio della porta, difesa da Masciari. Montura al rinvio, il numero 1 di casa. Di Uff scavalcato, chiude bene Muti però. Allora Pietro Polli cerca la velocità, duello tra numeri 10 con Poloni, lo vince il giocatore di casa, e Salleone che esce bene dal pressing del Pianico. Allora Zatti, anticipare di Uff, poi il numero 9 è riuscito comunque ad inserirsi, ha anticipato Muti, ha commesso fallo, punizione per il Salleone che alleggerisce ancora la pressione del Pianico. Che adesso si prepara appunto, come detto, ad eseguire il secondo cambio, è pronto Gallizioli, sarà lui ad entrare, vedremo al posto di chi, diversi assenze per la capolista che ha soltanto 7 uomini in panchina, giudici Fettolini, Capitanio, Moschini, Petenzi oltre a Gallizioli e ovviamente al già entrato Rudelli. So che di Uff esce momentaneamente dal terreno di gioco perché ha colpito duro, e quindi Salleone ora con l'uomo in meno, Salleone che però potrà usufruire di un calcio piazzato da posizione interessante. Uomini in maglia bianca dentro l'area, Pianico compatto a difendere in questa situazione, palla profonda dove non arriva nessuno e palla di conseguenza direttamente in out. Riparte subito la formazione ospite, Camanini attaccato da due giocatori, addirittura triplicato stavolta Camanini, è bravo ad uscire, non altrettanto però ad aprire il gioco dalla parte opposta. Allora Girardi prova a inserirsi lui, tiro però debole, blocca facilmente Magrini.
sponda da parte di Morandini, palla che resta ancora lì, appoggio però impreciso con il Salleone che alla fine guadagna l'out. E il piano che adesso va ad eseguire il cambio fuori Bellicini, dentro Galizzoli. E 56 di questo secondo tempo, sempre 0-0 tra Pianico e Salleone. La prima in classifica è ultima. Vedete qui il fallo è a favore del Pianico. I Razzurri che nel secondo tempo hanno esercitato come nella prima frazione una pressione costante, però a differenza del primo tempo in cui aveva anche creato buone chance, nel secondo tempo ha fatto fatica il Pianico a costruire. Il Salleone ha retto bene l'urto, occupato bene gli spazi, ha concesso davvero pochissimo. E fin qui sta tenendo il risultato in equilibrio. Chiaro che il Pianico va assolutamente cercare la giocata risolutrice per difendere la vetta della classifica. Mentre dalla parte opposta il Salleone cerca di portare fino alla fine un match. Dai, che corte, qui è la migliore per raccogliere un risultato preziosissimo per morale e classifica, per cercare di abbandonare quello che al momento è l'ultimo posto in solitaria nel girone B di seconda categoria. Apertura per Camanini, occhio al suo mancino, Camanini lo cerca, va giù, però nulla. Secondo il direttore di gara di Falloso e poi arriva il destro volante di Pietropulli. Tutto inutile. Guarda lì, anzi, scusate, il direttore di gara aveva già alzato la mano, aveva visto fuori gioco di partenza del numero 10, quindi aveva già assegnato calcio di punizione in favore del Salleone. Tensione adesso evidente anche da parte di Cortesi, ha protestato, ha mirato anche lui il giallo. Match sicuramente con tensione palpabile d'altra parte. Tutti sono importanti per entrambi le formazioni. Il direttore di gara ha faticato a mantenere l'ordine, anche se fin qui c'è riuscito. Match chiaro, ulteriormente surriscaldato dal tifo incessante dei tifosi di casa che hanno spinto con fumosi, cori, tamburi e bandiera i propri beniamini. Mentre attenzione perché Cortesi era già ammonito, è arrivato di conseguenza il secondo giallo per lui e di conseguenza ha lasciato il Salleone in 10 uomini. Sicuramente adesso devono anche intervenire ad allontanarlo il numero 7 di casa. Sicuramente stavamo dicendo ingenuità da parte sua, era già ammonito, di fatto ha rimediato il secondo giallo lasciando i suoi in 10 uomini. Adesso il Salleone va di conseguenza a reggere l'urto con l'uomo in meno ed il Pianico cercherà di aumentare ulteriormente i giri del motore a caccia del gol. Palla dentro per la sponda di Morandini. Galizzoli è appena entrato, ha cercato l'apertura, non è arrivato sul pallone, allora Verdi, Zatti, palla profonda a cercare Galizzoli, è stato però un tocco dei giocatori maglia bianco-azzurra, quindi l'out sarà per il Pianico che adesso aumenta i giri anche nelle pause. Pietropulli ha subito recuperare il pallone per effettuare il prima possibile il corner. Di
Metropolli palla dentro, respinta. Allora la recupera Folzi. Camanini cerca come sempre di entrare sul suo mancino, poi il traversone dentro, anticipo, allora Pietropolli, altra palla dentro, può liberare il pericolo il San Leone, appoggiandosi ancora su Diouf che resta a terra, tutto regolare però, secondo direttore di gara, ancora Pianico che non riesce a passare, San Leone che in qualche modo libera. Abbiamo chiesto anche agli spettatori qua vicini a noi delucidazioni in occasione del rosso, perché dopo il primo giallo appunto non abbiamo visto il secondo, non sappiamo quindi se sia arrivato il rosso diretto oppure il secondo cartellino, tant'è però che Cortesi è stato allontanato dal direttore di gara e quindi il San Leone è rimasto in 10 uomini. San Leone adesso si appresta ad effettuare il terzo cambio della sfida. È pronto Facchinetti, non ce la fa più Diouf dopo la botta subita, fuori lui, detto Facchinetti. Sicuramente tra i migliori Diouf, non è riuscito ad incidere ma ha tenuto da solo in appressione la retroguardia del Pianico, tenendo diversi palloni e dando un contributo molto significativo anche in fase difensiva, diversi palloni messi dentro l'area da palla ferma da parte del Pianico, respinti proprio da Diouf, da difensore aggiunto. Ha fatto tantissimo a livello di energie, ha eliminato anche una botta poco fa, evidentemente non riusciva più a proseguire, quindi ha dovuto sostituirlo mister Paolo Giavarini al suo posto in questo ultimo scampolo di sfida dentro Facchinetti, che è andato chiaramente a ricoprire lo stesso ruolo, a fare il puntero con il cronometro 76-49, il match è sempre inchiodato sullo 0-0 con il Pianico capolista a caccia del gol. Vedete qui è rimasto a terra Bregnoli dopo un contatto con Folti, diciamo con il Pianico capolista a caccia del gol, gli permetterebbe di vincere la sfida, gli permetterebbe di rimanere in vetta alla classifica. E San Leone che dopo il rosso a Cortesi con l'uomo in meno sta cercando di reggere l'urto, portare a casa un punto che sarebbe preziosissimo, ripetiamo, non tanto per la graduatoria perché salirebbe a 2 il team di casa, ma soprattutto per il morale, per la convinzione, bloccare una delle principali pretendenti al campionato. Sicuramente darebbe una spinta importante agli uomini di casa. Adesso Pietropolli palla subito dentro, Masciari non si fa sorprendere, blocca sicuro, davvero fin qui perfetto il numero uno di casa, hanno dovuto compiere tantissimi interventi, si ricordano comunque un'uscita puntuale dopo 5 minuti su Bellizzini e una respinta sulla botta secca sul primo palo da parte di lo stesso Bellizzini. Sicuramente poi tanti interventi che hanno dato sicurezza alla propria retroguardia, pur ripetiamo non dovendo più commettere, più compiere interventi significativi, ma davvero sensazione di sicurezza complessiva trasmessa anche ai suoi compagni. Qui arrivano le proteste dalla panchina, arriva un rosso del direttore di gara, duello fisico con Capitaglio che è rimasto giù, è entrato un giocatore della panca del San Leone per protestare ed è arrivato anche il rosso del direttore di gara, davvero match nervosissimo in questo finale, un match davvero incandescente con Manenti che continua a mantenere i suoi con l'attesamento iniziale, con la stessa disposizione tattica 4-2-4, Camanini a destra, Pietropolli a sinistra, centrali, adesso a fianco di Morandini c'è Gallizioli, Verdi in mezzo al campo insieme
alla Franchi, a supportare i quattro uomini offensivi. Adesso si attende che il giocatore espulso dalla partita del Salleone abbandoni il rettangolo di gioco per poter riprendere il gioco. Chiaro che il recupero sarà corposissimo in questo secondo tempo, al di là dei cambi non esagerati. Due per parte, soprattutto tante interruzioni, non solo in occasione dei due giocatori espulsi. Adesso palla dentro che la Franchi gestisce sulla sinistra, non riesce però a tenere il pallone nel rettangolo di gioco. Il Salone può respirare quando mancano meno di 5 minuti per recupero al termine dell'incontro. Muti scambia con Rudelli in maniera efficace, palla sopra a cercare Camanini, non arriva. Il Salone continua a fare densità, ad occupare con intelligenza il campo, mentre arriva l'ennesimo fumogeno dei tifosi di casa, ovviamente ulteriormente galvanizzati dalla bellissima prestazione, soprattutto dal punto di vista caratteriale, offerta fino a questo momento dai propri Beniamini. Adesso Rudelli va a proteggere su Magrini. Muti, palla imprecisa però da parte del numero 5, irraggiungibile per Zatti, altro possesso gestito non in maniera perfetta dal Pianico, che adesso va a chiudere con lo stesso Rudelli. Galizioli, palla a sinistra, Morandini subito dentro, le intenzioni doveva servire Camanini, palla però troppo sotto Masciari che blocca senza alcun problema. Zatti poi subito sopra con il Salleone, che riesce a liberare ancora una volta il pericolo. Anche una posizione da tre quarti, situazioni importanti queste per i padroni di casa, che possono allontanare il pericolo, possono allentare la pressione del Pianico, possono far passare secondi preziosissimi. E i nerazzurri che devono necessariamente perdere continuità di attacco, continuità di azione offensiva. Pianico che poi ripetiamo nella ripresa, di fatto non ha mai costruito palle gol nitide. Il Salleone ha sempre occupato bene lo spazio e continua a farlo anche adesso con l'uomo in meno. Ricordiamo, espulso Cortesi al 33esimo per proteste. Muti, posta lui. Zatti, la Franchi, stavolta esce bene il Pianico con Verdi che rimette subito in moto Galizioli. Galizioli si inserisce bene alle spalle, attenzione, numero 18, uno contro uno. Galizioli rientra, non passa, però c'è la Franchi, il suo destro deviato, palla che si impenna. Salleone che può liberare il pericolo. Verdi in mezzo al campo, controlla bene la Franchi. Zatti, Muti, Verdi, giro palla adesso del Pianico che poi va a destra da Pietro Polli. Attenzione, Pietro Polli ha provato ad inserirsi, palla però irraggiungibile per il numero 10, palla oltre di fondo. Il rinvio sarà per il Salleone, mentre arriva il cambio del Pianico. Fuori Camanini, dentro Moschini per cercare di risolvere la contesa. Quanto manca? Meno di un minuto, più recupero alla fine della sfida. Camanini si è mosso molto, però ha faticato ad incidere, ha avuto anche un'ottima palla nel primo tempo per colpire, ha colpito però in maniera sporca di destro, non brillante come l'altra parte. Tutti i giocatori offensivi del Pianico fin qui non sono riusciti
a minacciare in maniera letale la retroguardia avversaria, e quindi questo ultimo scampo della sfida si affida mister Manenti anche a Moschini, che andrà a completare il quartetto offensivo insieme a Gallizioli, Morandini e Pietro Polli. Adesso ancora una volta un po' di tensione sul terreno di gioco, ma l'out sarà per il San Leone. Prova a sfondare la sinistra, non riesce, c'è di battere i banchi. L'intervento deciso da parte di Folk, arriva il giallo anche per lui. Si ripartirà di conseguenza con una punizione in favore del San Leone. È già passato, sono già passati 30 secondi del recupero. Questo finale di gara, non abbiamo visto la segnalazione, non sappiamo quanto sarà l'extra time. Aspettiamo molte le pause, immaginiamo che il recupero sarà corposo con il Pianico che colomo in più è a caccia del gol per vincere la partita, con San Leone che sta reggendo l'urto per proteggere un pareggio che sarebbe preziosissimo. Adesso punizione Pianico, toccato duro in precedenza, Gallizioli si è rialzato dolorante, il numero 18, palla sopra che non arriva però. Allora Rudelli, il velo da parte di Gallizioli con la Franchi che sbaglia l'appoggio, out San Leone. E tempo che per il pallone di casa scorre, scusate per gli ospiti, scorre inesorabile. Muti, vantaggio netto, rinvia profondo subito, cercare ancora gli avanti che però non riescono a tenere il possesso, se di battere i batti. L'out stavolta da destra è in favore del Pianico. Pietro Polli viene basso per ricevere palloni giocabili, Muti imposta lui subito profondo a cercare Gallizioli, serie di batti e ribatti, poi Verdi di testa profondo, attenzione, tutto regolare. Pianico dentro l'area con la respinta del San Leone. La Franchi cerca spazio per effettuare il traversone, ma il San Leone regge bene. Ancora la Franchi, stavolta impreciso, impreciso però anche il team di casa. Dentro per il movimento da parte di Moschini, che va a commettere fallo però ai danni dell'avversario. La punizione sarà per il San Leone, 47-50, se ne è quasi nato anche il terzo di recupero, quando Masciari va ad effettuare il rinvio. Muti, Morandini, Pietro Polli dentro l'area per Moschini, attenzione al suo controllo, Moschini, Moschini a rimorchio, palla che non passa. Allora la chiusura efficace da parte di Folzi, che spinge a destra, c'è Pietro Polli, lo cerca, palla forse troppo lunga, l'ultimo tocco però è del numero 10, e quindi il rinvio sarà ancora per il San Leone. Sta per andare anche il quarto di recupero con il padrone di casa, ultimi in classifica con un solo punto, e l'ultimo quarto d'ora in 10 uomini che stanno reggendo l'urto, stanno mantenendo il punteggio sullo 0-0 contro la capolista Pianico, che pur spingendo non riesce a colpire, fatica anche a costruire palle gol nitide. Si prova adesso ripartendo bassa in quella che è una delle ultime chance della sfida. Zatti, poi c'è i duelli fisici con Verdi che ha la meglio. A Verdi, attenzione, Verdi, Verdi fino in fondo, messo giù, punizione. La posizione interessantissima per il Pianico, e giallo nei confronti di Capitanio.
il quarto ammonito, oltre ai due espulsi, uno dalla panchina, per i padroni di casa, in un match sicuramente molto molto teso. Adesso però, quando il cronometro dice 49-38 del secondo tempo, Pietro Polli sul pallone ha una delle ultime chance, no, l'ultima, per cercare di risolvere la sfida in favore dei suoi. Parte Pietro Polli, punizione pennellata e palla larga. Un brivido per i tifosi del San Leone, ma il pallone non c'è allo specchio. ...58, Masai a rinvio, continua a far giocare il direttore di gara, il Pianico prova a spingere da destra, non riesce, allora Gutti subito sopra, stavolta però sbaglia completamente l'appoggio il centrale difensivo di Beppe Manenti. Immaginiamo a questo punto che siano 6 i minuti di recupero, perché siamo arrivati al 5.30 e si continua a giocare. Verdi, palla non passa, palla che però si impenna, allora alto batti e ribatti con la deviazione dentro l'area a cercare Moschini in posizione di offside. Inevitabile il fischio del direttore di gara, molto attento, e punizione per il San Leone, se ne è dato anche il sesto di recupero. Ovviamente reclamano a gran voce il triplice fischio di padrone di casa, mentre Masciari va a rinvio, e qui arriva la conclusione della sfida. Pianico che non va oltre lo 0-0 a San Leone, la capolista del campionato, non riesce a vincere contro il Fanaio di Coda, ha faticato a costruire e ancora di più a concretizzare il team di Beppe Manetti. Il San Leone, chiudendo anche in 10 uomini, ha retto lutto e ha strappato un punto preziosissimo, salendo a 2 in classifica. Quindi ringraziando Riccardo Ravez per le riprese, vi diamo appuntamento a domani sera con la Tempio Sommentaia, settimana prossima per le partite integrali con Antenna 2. Una buona serata da Stefano Savoldelli, arrivederci a tutti.